Bentrovati ad una nuova puntata dell'Agenda del Benessere. Volevo approfittarne per ringraziare tutti gli spettatori che ci stanno seguendo da quando abbiamo cominciato e anche invitarvi magari a scriverci per ecco, magari farci sapere se volete parlare, che noi parliamo in special modo di un argomento in particolare con la nostra nutrizionista biologa Laura Zangari. Ciao Claudia, ciao a tutti. Ciao Laura, oggi parleremo dell'attività fisica, quindi l'alimentazione e l'attività fisica. L'importanza fisiologica dell'attività fisica, quanto è importante e perché serve? Allora, oggi parliamo quindi di sport e attività fisica, poi ovviamente diciamo ci concentreremo su quello che è il mio campo, che è diciamo, l'alimentazione, perché ricordo sempre bene differenziare insomma, e andare dagli esperti giusti, quindi mi occupo di alimentazione, quindi vi parlerò diciamo, dello sport e dell'attività fisica da questo punto di vista, cosa possiamo diciamo, dire da questo punto di vista. Però di base due cose sull'attività fisica lasciatemele dire, ovvero che è importante non solo come spesso adesso insomma, si pensa solo esclusivamente per ottenere una forma estetica importante, quindi avere l'addominale scolpito oppure no, ma è importante proprio come dicevi tu introducendo la domanda dal punto di vista fisiologico, c'ha tantissimi benefici che ci portiamo dietro facendo attività, uno su tutti proprio scaricare lo stress che adesso insomma con la situazione che stiamo vivendo in pandemia è sicuramente importantissimo. È chiaro che parlare adesso di questo è un pochino delicato perché sappiamo tutta la situazione, quindi palestre chiuse e via di seguito, però proprio per i benefici che ne derivano dallo svolgere l'attività fisica sarebbe importante farlo anche a casa da soli e fare una camminata, una corsa, anche semplicemente quello è importante. Infatti dovremmo un po' discriminare, nel senso che c'è un'attività fisica che facciamo diciamo costantemente, quotidianamente, in modo non programmato, che è, se vogliamo, ancora più importante perché l'attività fisica dovrebbe essere fatta sempre, quindi magari proprio il fatto di, non so, fare le scale invece di prendere l'ascensore, parcheggiare la macchina un pochino più lontano che ci consente di fare quei due passi in più, spostarsi proprio a piedi laddove è possibile, poi adesso sta arrivando la primavera, insomma è anche piacevole, tutti quegli spostamenti fatti ogni giorno sono importanti, quindi quando intendo attività fisica non intendo per forza insomma fare chissà sì, che cosa. In tutti gli sport del mondo, no, basta poco. Esatto, basta poco, però ecco, tutti i giorni è importante. E poi non solo dal punto di vista dello stress, ma proprio ad esempio uno degli effetti che magari non molto conosciuto è il fatto che l'attività fisica è la cosa più ipoglicemizzante che ci sia. Quindi ecco, svolgere attività fisica anche laddove ci sono delle predisposizioni, c'è obesità, ci sono delle complicanze metaboliche, pensiamo al diabete, svolgere attività fisica ci consentirebbe anche di magari limitare tantissimi farmaci, nel senso che comunque basterebbe poco, no? Poi è chiaro che dipende sempre dal caso, la cosa è soggettiva, però è un vantaggio grandissimo che abbiamo e dovrebbe essere sfruttato perché proprio ci fa stare bene, quindi di base va fatto. E poi vabbè, c'è l'attività fisica programmata che quella ovviamente più viene fatta, però magari dovrebbe essere fatta più per andare proprio a allenare i vari muscoli per ottenere il risultato, quindi una prestazione fisica diversa a seconda della tipologia, però ecco, di base dovrebbe essere fatta anche una semplice camminata tutti i giorni, ma la dobbiamo fare. Sforziamoci. Sì. E parlando prima appunto hai detto che ci sono varie attività fisiche che possono essere svolte, l'alimentazione cambia in base allo sport o all'attività motoria che si sceglie di compiere? Assolutamente, allora anche in questo caso come cioè, purtroppo per fortuna mi trovo spesso a dire non esiste un'alimentazione universale che vi dico adesso, allora tutte le persone fanno sport, fanno questa cosa e stanno bene, no. Dipende dal caso, dipende dal genere, se siamo donne, uomini, se il tipo di sport che, insomma, che andiamo a praticare. Ad esempio ci sono gli sport cosiddetti aerobici, per esempio corsa, nuoto, ciclismo, dove ad esempio dovrebbe essere diciamo, privilegiata un'alimentazione con più grassi rispetto ai carboidrati, ad esempio parliamo a livello di energia, no? Per fare una prestazione più importante. Oppure ci sono tutti gli sport invece cosiddetti anaerobici,
perché si va a lavorare in assenza di ossigeno, perché facciamo movimenti ad alta intensità in poco tempo, dove ad esempio lì invece è più importante magari prediligere carboidrati complessi anziché grassi, quindi poi, dipende, insomma, non possiamo dare, non c'è una formula universale. Sicuramente un'alimentazione completa e bilanciata, magari seguita, fatta da un professionista, perché poi si tende poi sempre, spesso anche soprattutto in questo campo, in questo ambito, a un pochino improvvisare, quindi facciamo un po' sempre le solite cose, il pollo lesso e l'insalata, invece bisognerebbe, insomma, anzi andare a variare, avere comunque un'alimentazione completa, perché poi facendo attività si perdono, insomma, tante cose, liquidi eccetera, quindi è importante poi integrare nel modo corretto, sicuramente con un'alimentazione variata, ecco. Senti, prima della pandemia, spesso si andava in palestra durante la pausa pranzo, quindi si cercava il momento giusto anche per poter mangiare, così come la sera, verso le 6, le 7 di sera più o meno. Qual è il timing per mangiare e fare attività fisica? Nel senso, meglio mangiare prima di fare attività sportiva, meglio mangiare dopo, lo spuntino del pomeriggio, va fatto, non va fatto? Allora, questa diciamo che è una questione importante, perché esattamente se non vi posso dare, diciamo, una formula universale per tutti, però un'indicazione generica sul timing invece è importante. Infatti, diciamo, intanto se abbiamo un allenamento importante, una gara, sicuramente non evitiamo di mangiare subito prima, bisognerebbe far passare almeno 3-4 ore prima del pasto principale, che ovviamente dovrebbe essere un pasto bilanciato con una quota proteica, una quota di carboidrato complesso, una quota di grassi giusti e verdure, in modo che non risulti indigesto, perché poi, insomma, andare ad allenarsi con qualcosa dopo aver mangiato troppo, un mattone sullo stomaco, no, diciamo che non è il top. Piacevole. Poi, no, assolutamente. Poi dipende sempre dal tipo di attività che si va a fare, è chiaro che fare un qualcosa a livello di amatoriale è diverso che fare una partita, insomma, importante, però sicuramente, ecco, se abbiamo la possibilità di mangiare insomma un pochino prima, e invece di farlo subito prima di allenarsi, è sicuramente meglio. Poi durante il pasto c'è anche un timing da questo punto di vista. Quando è importante farlo? Sicuramente non lo dobbiamo fare laddove facciamo un allenamento o un match, una partita che dura meno di 90 minuti, nel senso, fino a lì ce la facciamo tranquillamente, non abbiamo bisogno di ricaricarci. Invece in tutti quegli sport dove magari c'è una diciamo un consumo di energia prolungato, perché magari c'è una durata importante anche maggiore di 90 minuti, pensiamo a livello agonistico, per esempio alle partite di tennis, che insomma a seconda di sai come quando va, inizi, non sai quando, esatto, finisci, che possono durare anche tanto, e lì infatti vediamo spesso i vari campioni che in pausa mangiano eccetera, perché lì è importante, e lì ovviamente cosa vai a mangiare? Vai a mangiare soprattutto carboidrati semplici, zuccheri semplici, che ti danno energia subito, insomma, spendibile. E quindi è importante, però ripeto, dipende sempre, il classico allenamento che facciamo noi per stare in forma, o a parte palestre chiuse eccetera, di certo non abbiamo necessità di mangiare anche durante l'allenamento, poi dipende sempre ovviamente. E poi invece è importantissimo, soprattutto per recuperare, andare a mangiare se possibile nella mezz'ora successiva, subito successiva all'allenamento, magari anche un qualcosa di un buon quantitativo proteico, insomma, che ci aiuta a riprenderci bene, soprattutto laddove magari facciamo allenamenti anche tutti i giorni, quindi il corpo comunque si stressa tanto da questo punto di vista, e in quel modo riesce a riprendersi prima, quindi può essere importante se riusciamo a farlo poi sempre. Ma questo vale anche per pranzo e cena, nel senso, smetto di allenarmi, tempo della doccia, mangio, oppure devo far passare un'oretta o... No. Allora, o mangi direttamente la cena, oppure magari se ovviamente se hai finito di allenarti alle 4, insomma, è difficile, magari fai uno spuntino, insomma, che sia un qualcosa di equilibrato, anche, ripeto, da un buon qualitativo proteico che ti aiuta un pochino. Stessa cosa per l'idratazione, quindi quando dobbiamo bere, prima, dopo, durante? Ecco, il timing dell'acqua è ancora più importante, se vogliamo, sicuramente, insomma, l'alimentazione è importante, però nello sport l'idratazione è proprio fondamentale.
È fondamentale sempre, perché l'idratazione, io lo dico sempre, che spesso viene sottovalutata, ci sono persone che bevono pochissimo, e però invece quello, insomma, cambierebbe la loro vita totalmente, ma capisco che non è semplice se non c'è questa abitudine. Però ecco, nello sport è importante perché? Perché nello sport si fa, si suda, si perdono tantissimi liquidi e con i liquidi si perdono anche sali minerali, quindi bisogna reintegrarli. Quindi cosa fare? Allora, diciamo prima dell'allenamento, prima del match importante, bisogna bere almeno 400 ml, o 600 ml più o meno, quindi mezzo litro più o meno, diciamo, almeno 2 ore prima. Poi un quarto d'ora prima, se proprio c'è una partita importante, sarebbe importante reidratare almeno con 250 ml, in modo che sei pronto ad affrontare la spesa, diciamo, di idratazione che stai per fare. E poi durante, ecco, se non è importante o comunque dipende, ricaricare i nutrienti nell'arco dell'allenamento, invece è fondamentale farlo con l'idratazione. Quindi durante l'allenamento bisogna bere. Bere, insomma, non è che adesso litri di acqua, però magari un 150 ml, quindi un bicchiere, due sorsate, così. Ogni più o meno 20 minuti è importante per, insomma, non disidratarsi, perché laddove poi si va a disidratarci può essere un problema proprio a livello di prestazione, perché non ce la facciamo, siamo subito affaticati. E poi dopo il match, dopo la partita, sarà importantissimo reidratare tutti i liquidi. In particolare, c'è proprio, diciamo, una sorta di formula che si usa, ovviamente questo a livello agonistico importante, insomma. Quindi andrebbero reidratati circa 750 ml per chilo di peso perso. Che vuol dire questa cosa? Che a grandi, alti livelli, diciamo, in genere si fa questo: si prende il peso prima dell'allenamento, della partita e dopo, perché diciamo in base al peso perso, che possono essere anche, insomma, importante a seconda del tipo di sport. Pensiamo a maratoneti che, insomma, veramente lì possiamo arrivare anche a 3-4 kg di liquidi persi. In base a quanto i liquidi che si è perso, si va poi a reidratare, e quello è importantissimo, perché lì, in quei casi dove si perdono così tanti liquidi, la disidratazione può essere probabile, Elevata. no? E quindi è importantissimo reidratarsi. Quindi magari anche aiutarsi con dei sali da mettere Certo, nell'acqua o. assolutamente. Poi diciamo lo sport va un pochino, soprattutto poi in questi ultimi anni, un pochino a braccetto con l'integrazione. Anche lì diciamo non è fondamentale, dipende un pochino dal tipo di sport che si fa, però sicuramente se l'integratore è valido, se ovviamente è consigliato dai professionisti, eccetera, sicuramente è un qualcosa che può, perché no, aiutare. Va bene Laura, grazie per essere Grazie a stata qui voi. con noi, ci vediamo mercoledì prossimo. Noi invece un breve spazio pubblicitario e a tra poco con la seconda parte dell'agenda del benessere. Bentrovati con la seconda parte dell'agenda del benessere. Sono qua in compagnia della mia seconda ospite. Quest'oggi continueremo a parlare di sport. Sono in compagnia, appunto, come anticipavo, di Patrizia Rossi, insegnante di educazione fisica. Ciao, Buonasera, benvenuta ciao, nel nostro studio. grazie. Allora, tu insegni tante discipline, hai insegnato tantissime attività sportive nel corso della tua carriera. In questo momento ti sei specializzata sulla ginnastica posturale e sul Pilates. Esatto. Io partirei immediatamente a parlare della posturale, che oggi magari si conosce, ma ci sono tanti Ci sono molti pregiudizi legati, pregiudizi, no? sì. Sì, la posturale è diciamo una battaglia che sto facendo negli anni per farla percepire non come una ginnastica per malati o per anziani, ma come una ginnastica, cioè è una stupenda opportunità che abbiamo per
per imparare a conoscere il nostro corpo e quindi imparare ad utilizzarlo nella maniera corretta per poi poter svolgere le attività che più ci appassionano. E diciamo che l'80% delle algie vertebrali sono dovute a stress, ansia, movimenti e posizioni che comportano l'utilizzo scorretto della nostra colonna vertebrale. E soltanto il 20% è, diciamo, causato da patologie vertebrali vere e proprie. Quindi diciamo che principalmente, prima vorrei fare una parentesi sulla parte, quindi diciamo che gli scopi della ginnastica posturale sono due, lo scopo diciamo preventivo e lo scopo terapeutico che viene appunto applicato in questo 20% che ti ho detto. E una piccola parentesi la vorrei dedicare all'iter terapeutico da seguire in caso dell'algia vertebrale, quel 20% dovuto a delle vere e proprie patologie. Spesso io noto nelle persone, nei miei clienti, che quando insorge il mal di schiena, un'algia al collo, qualsiasi parte della schiena, si comincia a girare come mosche impazzite, vado dal fisioterapista, ma la cosa essenziale, il primo passo da fare è quello di sapere cosa abbiamo, quindi fare una diagnosi. La diagnosi è un atto medico che va fatta dal medico, quindi in questo caso come primo passo bisogna andare dal fisiatra o da un ortopedico che attraverso l'esame anamnestico, attraverso le varie indagini diagnostiche, Diagnosi. una diagnosi. Fatta la diagnosi, si sviluppa una terapia che può comprendere l'intervento del fisioterapista o del kinesiologo, in questo caso l'insegnante di educazione fisica, che vengono guidati dall'indirizzo terapeutico del medico. E invece spesso si perde tanto tempo, soldi, perché se tu non hai una diagnosi certa, quando vai a fare una terapia vai per tentativi, quindi Certo. non sempre si raggiunge l'obiettivo. Quindi questa è una piccola parentesi che ci tengo a dire perché vedo che spesso c'è molta confusione. Si confondono queste figure professionali, medico, fisioterapista, kinesiologo, che hanno azioni completamente diverse. Poi per quanto riguarda la prevenzione, la cosa fondamentale è imparare a conoscere il proprio corpo e a utilizzarlo nella maniera corretta. Quindi la ginnastica posturale ti mette proprio di fronte a questo. Quindi ti insegna attraverso, non voglio neanche chiamarli esercizi perché non sono esercizi, è proprio una presa di coscienza del proprio corpo. Si utilizza il pavimento, si può utilizzare la parete, proprio per avere dei punti di repere, dei punti di appoggio e rendersi conto delle proprie posizioni, delle proprie piccole anomalie che magari uno nella vita quotidiana non percepisce. Quindi la cosa fondamentale è imparare a rilassarsi. Che è molto difficile, Allora, però. come ho detto, l'80% da ansia e stress, quindi rilassarsi con varie tecniche di respirazione, imparare a percepire le tensioni. Spesso noi siamo molto rivolti verso avanti, no? Quando guidiamo, tutto il nostro mondo è davanti a noi, quindi tendiamo a chiuderci, ad alzare le spalle. Io sto sempre a correggere questa posizione perché poi l'ansia spesso ti porta a stare in chiusura con le spalle alzate. Quindi, quando tu già impari a percepire queste tue piccole tensioni e ti accorgi e abbassi le spalle, quando ti distendi ti accorgi se hai una spalla più appoggiata dell'altra, se una spalla è più o meno mobile dell'altra. Quindi, già soltanto il fatto di percepire questi piccoli squilibri che hai, già quello è benefico, nel senso che accorgendotene ci lavori sopra, imparando a rilassarti. E quindi fai sì che quelle tensioni non diventino sempre più invadenti e poi sempre più invalidanti. Quindi questa è una cosa fondamentale. Altra cosa importante che viene fatta, altro obiettivo importante della ginnastica posturale è la mobilizzazione. Allora, noi andiamo a mobilizzare fondamentalmente il bacino. Noi di solito bacino è tutta la parte, no? Che vediamo qua, ma nel bacino, all'interno del bacino, ci sono delle articolazioni fondamentali, la famosa articolazione sacroiliaca, no? Che significa che ci sono queste due grandi ossa del bacino, le ossa iliache, che sono le orecchie d'elefante, no? In mezzo a queste due grandi ossa ci sono incastonate le cinque vertebre del sacro, che noi quando ci muoviamo nella nostra vita quotidiana, il bacino lo utilizziamo come pezzo unico, no? Non è che andiamo a pensare che si stanno muovendo le vertebre.
E invece nella ginnastica posturale è fondamentale la mobilizzazione dell'articolazione sacroiliaca, perché è un punto dove, tant'è che quando uno è stanco sente il dolore alla base della schiena, è un punto in cui si vengono a formare tante piccole tensioni. Quindi impariamo a rilassarci, impariamo a mobilizzare le parti più resistenti, quindi a fare tutto un lavoro sul bacino, e poi piano piano si lavora sull'allungamento della muscolatura per ritrovare un equilibrio, nel senso che quando noi ci rendiamo conto di lavorare sempre in avanti, avremo tutta la parte anteriore più rigida, più contratta, più corta, e tutta la parte posteriore allungata. Quindi diciamo un lavoro generale, quindi non necessariamente per persone che hanno un problema, oppure tante volte mi capita, ma io ho il problema al collo, tu mi fai muovere il bacino. La colonna è una, è incastonata, come ti ho detto prima, nel bacino, quindi a seconda dell'orientamento del bacino si orientano le curve della colonna, quindi l'equilibrio va ricercato sempre nella totalità del nostro corpo, mai per settori. Quindi appunto diciamo che conosci proprio il tuo corpo, perché ci sono alcuni punti di cui non siamo consapevoli o che comunque non andiamo ad allenare con altre discipline. Di conseguenza la posturale può essere un lavoro che viene integrato con altri sport fin dalla giovane età fino invece in età più grandi per prevenire altro. Esattamente, nel senso che quando tu hai una conoscenza del tuo corpo e soprattutto di come funziona, quali sono le posizioni fondamentali, le posizioni corrette, una volta che hai quella conoscenza poi puoi fare tutto, dall'atletica alla box, qualsiasi cosa, e sarebbe bene integrarla con qualsiasi altra attività, perché comunque è anche un momento che si dedica alla cura e alla percezione delle proprie sensazioni, quindi assolutamente salutare, come dire vado a farmi un massaggio, vado a farmi una sauna, a fine settimana mi faccio una bella lezione di posturale per rilassarmi, per prendere coscienza e per riandare ad equilibrare tutta quelle parti muscolari che magari nella vita quotidiana o nell'allenamento che ho fatto durante la settimana ho leggermente stressato. Quindi è fondamentale, secondo me sarebbe un'ottima scelta. E parlando sempre di ottime scelte, tu hai scelto di da qualche anno a questa parte di insegnare anche il Pilates, integrandoci però appunto degli aspetti del posturale. Sì, esatto, perché mi sono sempre un po' rifiutata di insegnare Pilates perché la ritenevo una disciplina non completa. E vabbè, la storia di Pilates la sappiamo tutti, diciamo che comunque è una selezione di esercizi che sono stati, diciamo, catalogati su delle conoscenze di 70 anni fa, sia biomeccaniche che anatomofunzionali, quindi ovviamente siamo andati un pochino avanti. Quindi le intuizioni di Pilates sono state intuizioni importanti, nel senso che comunque ha individuato nel core, quindi quel corpetto addominale, che è l'unica parte della nostra colonna vertebrale scoperta, perché se tu consideri la colonna vertebrale, tutte le vertebre allineate, tutta la parte toracica è protetta, tutta la parte dorsale è protetta dal torace, perché ci sono queste ossa del torace che bene o male gli danno una stabilità. La parte del sacro è protetta dalle ossa del bacino e poi abbiamo tutta la parte lombare e la parte cervicale che non sono protette. Intorno ci sono soltanto tessuti molli. Quindi andare a formare questo corsetto protettivo della parte scoperta della colonna vertebrale, tant'è che poi è quella parte in cui vengono le ernie e i vari problemi, è fondamentale, nel senso che il corsetto addominale è stata quella cosa su cui Pilates ha incentrato tutto il suo lavoro, magari tralasciando altre cose. Quindi io diciamo che in un primo tempo non sono una tanto modaiola, io vado molto sulla mia intuizione, non mi piace fare cose di cui non sono convinta, quindi in un primo tempo non l'ho fatto. Poi però ho pensato di integrarlo e quindi a modo mio andare a colmare alcune lacune e integrarci sia posturale, sia diciamo delle particolarità della posturale, ma anche altre cose che fanno parte del mio bagaglio. Io vengo dalla danza, ho fatto atletica, ho fatto l'allenamento funzionale, il tai chi, ci sono tante cose che vanno, diciamo, anche perché ormai le discipline sono tutte un po'... prendono da tutto, diciamo lo yoga è il maestro, no? Sì. Perché poi non abbiamo parlato dello yoga, ma insomma... Anche lì ci sarebbe da aprire un anche lì ci sarebbe... Io non ho mai insegnato yoga, ho un insegnante di yoga nel mio centro, bravissima, Annalisa Labricciosa, però l'ho conosciuto con lei e
e comunque mi sono resa conto che io facevo yoga da tanto, nel senso che venendo dalla danza e venendo da tante altre cose, poi avendo fatto l'ISEF, ho fatto tanti esperimenti, no? Mi sono resa conto che tanti esercizi erano yoga e io neanche sapevo. Sì, un po' inelabile a un certo punto tra... Sì, quindi il Pilates prende dallo yoga, prende un po' da tutto, diciamo. E adesso, perché... E quindi ho cominciato a fare Pilates e devo dire che anche qui ho trovato una buona risposta, perché comunque, ti ho detto, con queste integrazioni riesco a fare un lavoro abbastanza completo e ho colmato queste cose e, diciamo, mi fa piacere, nel senso è un lavoro che comunque è anche incentrato su dei principi, sempre che sono i principi di Pilates, ma come ti ho detto prima, il Pilates, diciamo, Pilates non è che si è inventato un granché, perché comunque è tutta una sono dei principi che hanno un approccio olistico, perché la ginnastica tradizionale, la ginnastica militare, diciamo, che è nata nel dopoguerra, quindi questi esercizi che esprimevano forza, resistenza, ripetizioni, ritmo, diciamo nel dopoguerra, negli anni 30, hanno cominciato a svilupparsi queste discipline, ho toccato il microfono, hanno cominciato a svilupparsi queste discipline olistiche, quindi che davano più importanza alla percezione del respiro, alla fluidità del movimento, al controllo del movimento, quindi sono tutte quelle cose che vanno ad attingere alle ginnastiche dolci praticamente, che poi sono state riprese o insomma sono nate contemporaneamente, diciamo, con il Pilates, e quindi sono tutte quelle cose che avvicinano il Pilates alla ginnastica posturale. Quindi io il Pilates lo vivo come un'evoluzione, nel senso che ovviamente persone che hanno determinati problemi e quindi non possono sforzare più di tanto, è bene che restino nella posturale, oppure persone che fanno altre attività utilizzano la posturale come la lezione di... diciamo di recupero, e invece il Pilates, diciamo, sempre con l'attenzione all'allineamento corporeo e all'equilibrio e al ritmo, non dettato dal respiro, ma questa volta è il respiro che è a servizio del movimento, quindi andare a ricercare una fluidità nel movimento e una partecipazione proprio, quindi cercare di dividere la mente, quindi lasciare che non sia la mente a comandare, ma che sia la sensazione del corpo a formare il movimento, che è una cosa che alla fine della lezione ti dà quella sensazione di benessere alla stessa stregua della sensazione di benessere che si prova quando tu vai a fare un'ora di corsa, no? Sai, ci sono quelli che dicono sono drogati di corsa, quelli sì, che corrono ma non smettono, perché comunque quelle endorfine che si liberano, quelle sostanze che si liberano, che tu alla fine della corsa ti senti di aver... Stai bene, raggiungi il benessere. Sì. La stessa cosa, una lezione di Pilates, una lezione di posturale, cioè ti tiri su che proprio sei rigenerato. E quindi credo che sia una cosa che piano piano entrerà nel nostro quotidiano. Nel nostro quotidiano, soprattutto la nostra vita adesso è molto diversa da prima, quindi ora siamo pieni di stress, poco tempo, quindi imparare a capire questo, imparare a prendersi del tempo non per bom 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 bom, ma per ascoltarci nel respiro, nel movimento, nelle piccole sensazioni, nelle parti che sono più morbide, nelle parti che sono più tese, è fondamentale. Un'ultima, abbiamo ancora pochissimi minuti, e un'ultima domanda, il consiglio per cominciare, appunto, visto che c'è questa resistenza, visto che c'è questo pregiudizio, come cominciare per riuscire poi a come andare cominciare? Avanti il lavoro? Intanto cominciare con la cosa fondamentale, la curiosità, quindi con la curiosità di conoscersi. Quindi quando a tante persone magari dici distenditi e rilassati, è come se gli dicessi scala questa montagna. Piano piano, con la pazienza, ma soprattutto, ti ripeto, con la curiosità di imparare a conoscersi, imparare ad ascoltarsi. Se si riesce a superare questo gradino e se si comincia attraverso la percezione delle piccole differenze che ci possono essere su certi appoggi, piuttosto che della respirazione diaframmatica, la respirazione toracica, i tanti modi, no, di imparare a percepirsi,
Io penso che sia la spinta principale è la curiosità di conoscersi. Va bene, questa Patrizia. È la cosa fondamentale. Grazie per essere grazie stata qui con me, grazie per tutto ciò che ci hai raccontato oggi. Grazie. Noi ci vediamo mercoledì prossimo, vi ricordo che potete seguire la puntata su tutti i nostri canali social di Facebook, Instagram, YouTube e sul sito www.bignotizie.it. Ci vediamo mercoledì prossimo, grazie. Buonasera.